ci fai qui? Guarda, giusto un altro po' di entusiasmo e sei perfetta. Aspetta, provvedo. Un attimo. Aspetta. Ehi là, piccolo principe! Qual buon vento ti porta qui? Ti prego, non scherzare. Ho appena avuto il trasloco a casa, me ne sono letteralmente scappato. È una tragedia. Va bene, non scherziamo. Sono appena tornata dall'università, sto studiando. E non mi fai entrare. Va bene. Io rimango qui, sulle scale. Poi quando vuoi, con calma, se sarò ancora vivo e non morirò di stenti. Sei un cretino, eh? Un coglione! Dai, entra! Mi becco una denuncia del WWF. Forza, dai, andiamo. Forza, hop. Complimenti, mi hai rovinato lo studio. Soddisfatto, sì? Che ti sei dato all'antiquariato? Questa è una moneta, un reperto di guerra. Seconda guerra mondiale, penso. Dicono strane cose su questa moneta. Eh? Andiamo bene, Loris. Entra. Ah. Ti prego, dimmi che non credi a queste assurdità. Quindi, secondo te, siamo di fronte ad un prototipo della lampada di Aladino, giusto? Giusto? Oh! Sono leggende, Elena. Questa moneta mio nonno se l'è portata in guerra. Sappiamo a chi dare la colpa, allora. A mio nonno? Sì, non è che abbiamo fatto bella figura anni fa, eh? Ma mi ascolti o no? Perché devi essere sempre razionale? Ma quale razionalità? Ogni sera mio nonno la rigirava tra le dita ed esprimeva un desiderio. Era il suo portafortuna e infatti è tornato sano e salvo. Senza una gamba, sordo e cieco da un occhio, pensate se non aveva la moneta, eh? Ma vivo. Dettagli. Senti, Loris, io ti voglio bene, ma non ho tempo di pensare a cose di fantascienza. Ho un esame. Sono sotto stress, la mia vita è un inferno, lo capisci? Tu, perché io vivo beatamente un microgiolo nella spensieratezza. Stai affrontando un trasloco, non è un parto. Non vedo questo dramma. Vorrei farti vivere le mie giornate, credimi. Ce li siamo? Ma non mi ascoltano. Qualsiasi idea io proponga non viene considerata. È vita questa? Ma fatti due domande. Perché? Che cos'ho che non va? Niente. Perché ti lamenti? Mi lamento perché... Guarda, vorrei tu fossi me per 24 ore e vivessi in quella casa, poi ne riparliamo. Ma mettiti tu nei miei panni, invece no, a casa mia no. Che? No, 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 no. Va bene. Vorrei fossi tu me per un po' di tempo. È il tempo di pensare a delle stupide leggende e ti lamenti anche. Loris, ma va, va. Ma che ti è preso? Che? La moneta. La cosa? La moneta. Non ti facevo così... Così come? Come funziona sto cimelio? Oh! Oh! No, di nuovo no. Che cosa? Come funziona questa moneta? Non ne ho la più pallida idea. Scusa, non hai un libro? Non quello. Intendo un libretto di istruzioni, qualcosa che faccia capire come funziona questa moneta. Perché vorrei il mio corpo indietro, ci tengo. Credi che per me sia una bella situazione? Aspetta! Fammici pensare. No! Mi vedi, I'm so happy, shalala. Stupida moneta. E stupido tu! Stupido io! Sei tu che hai messo in dubbio tutto e bla bla bla, non credevi, non avevi tempo. Ma tu parlavi di guerre, di leggende, e poi che c'entra Loris? Cioè, Elena, cioè, tu, io, troviamo una soluzione. Va bene, Elena, però io ti giuro che... Non ci provare? Eh beh, forse da tutto questo potrò trarre qualcosa di positivo, eh? Loris, ti ammazzo sul serio. Anche tu sei nel mio corpo, non sto facendo questa moina, però. Forse perché a me non interessa che cosa mi penzola tra le gambe.
Ho qualcosa che mi penzola tra le gambe ed è fastidiosa. Benvenuta nel mio mondo. No, sarà facile abituarsi a questa cosa. Piuttosto tu spera di trovare un modo per tornare alla normalità prima di una certa data o... Dolori? Sbalzi d'umore? Esattamente. Bene, ora sì che sono più tranquillo. Ma tu sei sicura di stare bene, sì? Sì, ti ripeto, mi devo solamente abituare. Tu non ti preoccupare, pensa a risolvere il problema. Io vado in bagno e dopo torna tutto come prima, ok? Ah, Elena, il bagno è diverso, eh? Lo so, muoviti. Ehi, tutto bene? No, schiudi la porta. Almeno alza la tavoletta. Chiudi! Benissimo, quasi quasi mi sta piacendo questa situazione. Davvero? Meno male. Sono contento che stai iniziando a metabolizzare la cosa. Ero preoccupato per... Ma cosa ho metabolizzato, Loris? Ma sei idiota. Piuttosto dimmi che hai trovato qualcosa. L'hai presa male, Elena, eh? Molto, molto male. Loris, trova una soluzione. Devi tranquillizzarti. Respira e ricongiungiti con il tuo chakra. Lo sai dove lo puoi trovare il tuo chakra? Ho qualche idea. Ma almeno stai studiando? Elena, ti volevo parlare proprio di questo. Dovrei ricominciare da capo, non capisco una mazza di quella roba. Non arriverò pronta all'esame, giusto? Probabile. Mi bocceranno? Altamente probabile. Vabbè, io vado a prendere un po' d'aria. Non ce la faccio più. Thank you.
Dai, Elena, l'altra volta ci abbiamo messo 20 minuti solo per fare una gamba. Una gamba? La cera. No, Anna, senti, allora, io posso sembrare Elena, ma non sono Elena. Sì, sei sempre la solita. Dai, scherzi a parte, hai preparato tutto? Non sto scherzando, Anna. Io sono Loris. Non sono Elena, sono Loris, il ragazzo, quello. Certo. Va bene. Quindi, niente ceretta. Va bene. Visto? Bastava dirlo. Mi ha creduto. Elena! Non mi ha creduto. Elena! Arrivo! Chi t'ha fatto entrare? Ma che chi t'ha fatto entrare? Anna, chi mi doveva far entrare? A quest'ora non c'è nessuno a casa mia, a parte me. È ancora qui? Ma chi? Aspetta, non ti muovere. Aspetta lì, Aspetta. Loris. Ok, grazie, arrivederci. I tuoi servizi non sono più richiesti. Ciao, Anna, più addio. Ma complimenti, la discrezione è la tua arma vincente. Mi ha fatto la ceretta a sangue freddo. Fa male? Ricordati quando dovrai criticare la tua fidanzata per un pelo. Ipocrita. Perché indossi questa cosa? Questa? Caro mio, so come i ragazzi guardano le ragazze e non voglio attirare l'attenzione. Ti sto facendo un favore. E come? Precludendomi la possibilità di trovare marito? Volevi farla finita? Accendi quell'affare e troviamo qualcosa, dai. Loris. Loris. Oh! Oh! Questo ragazzo dice di aver vissuto la nostra stessa situazione. Com'è possibile? Festival del paranormale? Tentarlo nuoce, tanto peggio di così. Glasgow? Come capiamo quello che dice di Grazia? Glasgow in Scozia, sai, sì? Abbiamo altra scelta? No, contattalo, va? Saluta. Si inizia con un aspetta, saluto. Aspetta, ecco. C'è fuso orario in Scozia. Eccolo qua. Quale situazione? Spiegaglielo. Ecco, io lo devo spiegare. Aspetta, ecco qua. Un po' più elenato. Così. Va vedi? Bene? Sì. Grazie. Prego. Okay, keep calm. Videochiamare. No. I like Italians. Uno normale? Parli tu. Non ci pensare proprio. Ma sei tu la donna, lui è un ragazzo, quindi parli tu. Sono nel corpo di un uomo adesso, genio. Ma io non ci so fare con gli uomini. Loris, gli devi spiegare una situazione, mica lo devi sedurre, porca miseria. Sì, però... Hi guys, what can I do for you? Man, well, we... I am Loris, I mean. I am Loris in Elena's body. We have this type of problem. You changed bodies? Is that even possible? Lo chiedi a me. We use the... La moneta. A coin. You're very lucky, guys. I lived the same situation some years ago. Really? And how? Oh, it's very simple. All you need to do...
Take the coin, spin it on itself, and voila! The game is over. Falla girare su se stessa. Perché non ci abbiamo pensato prima? Thank you very much. You're welcome, my friends. Bye. Moneta, dov'è adesso la moneta? La moneta, dove... L'hai trovata? Secondo te? Ti do la mano. L'avevo messa qui. Metto sempre tutto qui. A quanto pare non c'è, per cui... Grazie, Capitano Ovvio. Sarei perso senza di lei. Ti giuro però che stavo Elena, qui... ho fatto pulizie mentre non c'eri. Ho tolto delle vecchie lenzuola dalla cassapanca. C'è neanche un sacchetto, ma sembrava vuoto. She held